Ti sono arrivate, la prima è Crisitiello, ti metterei il manganello, poi Crisitiello che mi nel cervello, poi Crisitiello Campitello. Sì, Crisitiello Campitello. Arrivano un po' di cose, qualcun altro scrive che non è nuovo queste cose, aveva scritto qualcosa forse sul presidente del Benevento, insomma, aveva rilasciato dichiarazioni, è un giornalista così che ama lanciare le bombe, diciamo così. Esatto, un po' di cattiveria. Allora, io gli ho fatto uno scherzo e lo sentiamo adesso, ricordiamolo, Crisitiello aveva detto, aveva scritto un tweet che era finito poi sui giornali, a Made in Sud, che è il programma condotto da Gigi e Ross, che erano con noi poco fa in diretta, ride, che va in onda su Rai 2 il giovedì sera, ride soltanto il pubblico in studio a pagamento. Ho già detto che io ci sono stato, il pubblico lì non viene pagato, e su inviti ti dico che c'è una coda di persone per andare, solo a me l'hanno chiesto 20.000 persone, pensa che la coda a vedere Made in Sud. È arrivata da Napoli a Lugano, cioè esatto. L'ultima coda era da Napoli a Lugano. Sentiamo allora lo scherzo che abbiamo fatto a Crisitiello, prego. Pronto? E salve, buongiorno. Sì, chi è? E la RAI, le passo il dottor Masi dalla sede di Napoli, grazie. Pronto? Sì, pronto. Salve, buongiorno. Sono Masi, Santilio Masi, capostruttura RAI della sede di Napoli. La disturbo? Sì. No, mi dica, salve, piacere. Piacere, salve. No, la chiamavo per questa vicenda del programma Made in Sud. Volevo capire un attimo qual era il suo problema, perché non ho capito che cosa è successo. Nessuno, qual è il vostro problema? Uno non può scrivere che un programma può piacere o non può piacere? Certo, uno non può scrivere però cose false. Il nostro pubblico viene invitato dalla RAI, ed è un pubblico che viene invitato e non è un pubblico che paga, né che viene pagato. Quindi lei magari... Ma qual è il problema? Io non posso dire un pubblico che a me... No, lei ha scritto una cosa ben precisa, dottor Crisitiello, ha scritto che ride solo il pubblico che viene pagato. Non c'è un pubblico che viene pagato nel nostro programma. Che lei non ha letto bene, probabilmente a Napoli parlate per sentito dire, quindi vi dovete informare prima di parlare, prima di chiamare le persone, primo. Ecco, io ho letto un articolo su Leggo. Ma non legge mai l'articolo, perché se legge gli articoli dei napoletani, li legge male. Prima di leggere gli articoli, allora mi chieda... Allora, intanto non le consento di dire a me come devo leggere, perché se vogliamo un attimo... Io non le consento di chiamarmi. Io le consento invece, le consento di dirmi quello che vuole dire. Io ho letto perfettamente il suo tweet, ho letto quello che lei ha scritto, ho avvisato il nostro ufficio legale, il quale mi ha suggerito comunque di farle una telefonata per chiederle chiarimenti, ma se lei si pone in questo modo, dottor Crisitiello, siamo sulla strada sbagliata. Ma se lei pensa che mi chiama da Napoli, mi minaccia qualcosa... Io non la sto minacciando, anzi io le sto chiamando per evitare un procedimento legale, ma devo capire quali erano le sue intenzioni. Io le chiedo i danni, lei faccia il procedimento legale. Lei mi chiede i danni, ma i danni li dobbiamo chiedere, lei ha usato un mezzo pubblico come tweet. Ma se lei legge il tweet, vedo, c'è un punto interrogativo. Io ho detto, Made in Food non mi fa ridere, ride solo il pubblico che è pagato in studio. Ma il pubblico che è pagato in studio non c'è, quindi lei ha detto una puttanata. Evidentemente è abituato a dirne nel suo lavoro che fa in... infatti non capisco, cioè, per quale motivo. Ma scusi, ma lei non ho capito. Richiamiamo. Siccome non mi deve offendere, io con lei non ho niente a che fare. Ma offendere, educatamente io la rispondo. Ma io parlo educatamente, è lei che ha offeso noi, scusi. Allora, le leggo il tweet che lei... Dottor Crisitiello, le leggo il tweet che lei ha scritto. Le leggo pedissequamente il tweet che lei ha scritto. C'è qualcuno che ride alle battute di quelli di Made in Sud oltre al pubblico pagato in studio per farlo? È una domanda. In studio non c'è un pubblico pagato. E allora lei lo spieghi che pubblico non è pagato. Ma lo deve spiegare lei. È una correzione che deve fare lei. Lei è un addetto ai lavori, utilizza i mezzi pubblici, perché lei è seguito da molte persone su Twitter. Non è un problema mio. E lei non può dire a 30.000 persone che la seguono. Lei non può dire. Sì, ho capito, ma lei da noi non è pagato. Si informi allora prima di parlare. Allora questo le informi
prima di parlare. E allora lei faccia un tweet dove, allora io la sto chiamando in modo gentile, le voglio dire, io non voglio fare nessun procedimento legale, le voglio dire, faccia un tweet. Ma non lo voglio fare perché mi sembra una bagianata fare un procedimento legale per una cavolata del genere. Lei faccia un tweet in cui fa una correzione, chiede scusa. Non faccio nessun tweet, lei non chiede scusa a nessuno. Allora di questo noi prendiamo atto perché le telefonate ovviamente sono registrate. Lei ha dichiarato il falso pubblicamente. Lei utilizza il pubblico e pagato noi il studio. Lei utilizza un ruolo che le viene dato. Ma io me ne fotto che la trasmissione lei non fa ridere, perché abbiamo migliaia di persone che vengono a vederci dal vivo negli spettacoli, è quello che conta. Non è vedere dal vivo, perché dal morto non vi vede più nessuno. Non è lei che lavora per una televisione minore, mi perdoni. Cioè, francamente. Allora, ed evidentemente lavorare per una televisione minore. E lei parla di televisione minore, meglio lavorare in una televisione minore pagata da un imprenditore. Guardi, allora Cruscichello, la prego, faccia silenzio, la smetta, anche perché lei è su Radio Kiss, io sono Pippo Pelo, con me c'è anche Francesco Facchinetti, le abbiamo fatto. Pippo Pelo, Radio Kiss, pronti, sì. È andato a spiegare, grandi ragazzi. No, io Made in Sud sono andato a vederlo e non mi ha pagato nessuno ed ho anche riso tanto. Pippo Pelo. Comunque Michele, guarda Made in Sud e fatti una risata. Ciao, saluti a tutti. Siamo dei grandi, sì, siamo dei grandi. Aggressi Oh, però si riferiva a lei il signore. Sì, andiamo.